nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Glorificamus te, gratias.
dire la fede che Egli ci ha trasmesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Grazie a Dio. L'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Il Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo: stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Il Signore. Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Il Signore è fedele sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che i dipartimenti di Cristo manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio. Il mistero nascosto da secoli e da generazioni. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Parola di Dio. Veniamo, grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ho trovato Davide mio servo, il mio santo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Della parola che abbiamo ascoltato ha come tema centrale quella del pastore. Nella prima lettura è Dio stesso che assicura il proprio popolo della sua premura e per questo si identifica nel pastore. Passa in rassegna, ramona, riconduce per introdurre nel riposo e fa pascolare un pascolo rigoglioso. Nessuno è escluso dalla sua premura e dalla sua attenzione, anzi, chi ha problemi sarà oggetto delle sue cure, prima e come, e anche chi sta bene. Questo viene fuori da una guida che lo ha spinto all'idolatria, i falsi pastori, i briganti. Quello che accade oggi, la situazione che viviamo e nella quale siamo immersi ormai da un po' di tempo e che non finisce mai di sorprenderci in senso negativo, se vogliamo, no? Anche. Ecco, però la parola ci fa sicuri che Dio non si tira indietro, è con noi, con ogni uomo. Non è una cura quella del Signore un po' generalizzata, è specifica, personale, indirizzata a ciascuno, come abbiamo letto, no? A demotivarne l'intervento, anzi, la promessa di Dio non è quella di un uomo infilicato e ingannatore, o di chi cerca di vendere fumo. È già un fatto ed è un'opera nella storia, ha un volto, è una persona. Paolo, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, ci parla di un mistero nascosto nei secoli, ci insegna, predica, cura. Egli è segno e presenza della compassione di Dio. Dio non giudica,
usa misericordia del suo peccato. È veramente affascinante questa parola riferita all'azione di Dio nei nostri confronti. Essa annulla il distacco e l'abisso infinito che c'è tra il creatore e la creatura, sottrae alla visione della nostra intelligenza l'onnipotenza e l'inaccessibilità di Dio e nasconde al nostro spirito religioso quell'innato timore e tremore che l'idea di Dio porta in sé. La morte non appartengono a Dio, ma Lui ci si è calato e si è nei cieli. Ma i cieli non sono quelli, il cielo è qui. Conoscendone e accogliendone la vicinanza nelle concrete vicende che ci disorientano. Proprio sul mistero dell'Eucaristia. Mi auguro che nelle nostre comunità si abbia tempo e spazio per meditarla singolarmente e personalmente. Ha un titolo che fa riferimento all'inizio della narrazione dell'ultima cena di Luca, desiderato ardentemente. E ognuno di noi sta qui perché risponde a un desiderio che ci precede. Fa che io muoia per amor dell'amor tuo. La nostra, il Signore è fedele per sempre. Egli è mio Padre, mio Dio. Fratelli e sorelle carissimi, raccolti in questa santa assemblea per celebrare la festa di San Basso, rivolgiamoci umilmente al Padre perché accolga le nostre preghiere. Santa Chiesa di Dio,
sostenuta dallo Spirito Santo, superi ogni tentazione che viene dal mondo e operi incessantemente a edificare nella giustizia il regno di Dio, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i governanti delle nazioni che sembrano prediligere le contrapposizioni, le logiche di potere, il ricorso alle armi e la follia della guerra, lo Spirito Santo li guidi sulle vie del dialogo, del disarmo e della pace. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per la nostra comunità diocesana, fedele alla tradizione consegnataci dai padri, sappia custodire il dono della fede, tramandarlo alle nuove generazioni e testimoniarlo con l'esempio dell'unità e della carità. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i pescatori della nostra Termoli, che traggono il loro sostegno dal mare e dalle sue ricchezze, perché insieme a loro impariamo a considerare la terra non un regno da saccheggiare, ma un dono da custodire e proteggere. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per tutti i lavoratori del mare, la protezione di San Basso renda più sicuro e fecondo il loro lavoro e nelle difficoltà della vita, come nel mare in tempesta, sappiano rivolgersi a Lui con fiducia e speranza, certi della Sua intercessione. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per noi qui riuniti a celebrare l'Eucarestia e a glorificare Dio che suscita santi come il nostro patrono Basso nella sua Chiesa, perché il Signore ci rinnovi e santifichi per la sua gloria e per il maggior bene dell'umanità. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. E ricolmala di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore,
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni che ti presentiamo nella solennità di San Basso, del Vescovo Basso. Scenda su di loro la rugiada della tua benedizione e divenino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per un misterioso disegno del tuo amore hai permesso che il tuo unico Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, entrasse nella nostra vita per far entrare noi nella tua. Egli, come servo fedele e giusto, stese le braccia in segno di riconciliazione e ci lasciò un esempio, predicando il perdono dalla cattedra della croce. Allo stesso modo, condividendo le sorti, il Santo Vescovo Basso non come la morte, per l'amore della vita, e come pastore saggio e devoto, si consegnò ad essa edificando il gregge da te affidatogli. Noi, con tutti gli angeli del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Basso e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ti affidiamo anche il nostro fratello il sacerdote Rocco e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, con la
aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo del viso scambiatevi un segno di pace. Cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita. Per la comunione il vescovo distribuirà davanti al palco nel corridoio centrale 4 sacerdoti ai 4 angoli della piazza. Ognuno raggiunge il posto più vicino. La comunione viene distribuita soltanto sulla mano, in fila per uno, possibilmente un po' distanziato. Oh,
pane eucaristico che abbiamo ricevuto, fortifichi e rinnovi la tua famiglia, Signore, perché custodisca sempre il dono della fede e cammini fiduciosa sulla via segnata dai suoi pastori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Con ognuno di noi deve camminare la bontà,
l'onestà, il rispetto e la pace, il saluto e il perdono. Noi siamo e dobbiamo essere i santi di oggi. Siamo i pellegrini di oggi, cioè persone deboli e stanche, ma orientate verso il santuario dell'amore di Dio e del prossimo. Dio ti ama. Dal libro del profeta Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non dimenticherò mai. Ecco, sono le pagine delle mie mani che ho disegnato. Anche se i nostri si spostassero e i quali vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto. Nella mia alleanza di pace. Sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Dal Magistero di Papa Francesco. Anzitutto, se l'hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo. Io ti amo. Non dubitarne qualunque cosa ti accada nella vita, in qualunque circostanza sei infinitamente amato. Ho molte espressioni del suo amore. È come se c'è avuto diversi modi di manifestarlo per vedere se qualcuna di quelle parole gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, in secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per le nostre comunità di essere teneramente amato da Dio. Annuncio di Cristo Signore, preghiamo. Per intercessione di San Basso Ascolto. Tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre. Momenti difficili a causa della guerra e dell'esilio, perché sostenuti dalla preghiera e dalla carità delle nostre comunità, non perdano mai la speranza nel missionario del Vangelo, perché nella faticosa opera missionaria non si lascino mai scoraggiare dalle delusioni, ma vivano nella speranza, frutto della pazienza. Preghiamo. E dei loro educatori portino la speranza nel somma. Preghiamo. Gesù, preghiamo. San Basso, nostro patrono, guarda benigno la nostra città di Termoli. A te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sue ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze. Non privarci del tuo aiuto, o santo patrono. Veglia sulle nostre case e sulle famiglie, sui quartieri e sul porto, sulle scuole, sull'ospedale, sulle officine, sui cantieri, sulle barche e sulle molte espressioni della operosità quotidiana. Assisti i giovani, i poveri, gli emarginati e i disoccupati. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa e attenzione ai piccoli, agli anziani, ai soli, agli ammalati. Rivolgi il tuo volto, santo patrono, sulla nostra chiesa e sulla nostra città e la tua protezione accompagni nel cammino della nostra vita verso la patria futura. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Come anche noi non ti amiamo,
di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. San Basso, prega per noi. Per intercessione di San Basso, ascoltaci, Signore. Per le famiglie preghiamo. Per i marinai e per tutta la gente di mare.
concludersi la nostra processione, ed ora in attesa di ascoltare ancora il nostro vescovo, l'associazione teatrale e musicale Ubattaluccia eseguirà una preghiera a San Basso in dialetto ermolese. Il testo è in parte la antica preghiera a San Basso di Giuseppe Perrotta, Giuseppe Perrotta, le strofe sono di Giuseppe Perrotta, il maestro Nicolino Cannarsa.
invitati a pregare e avete interpretato il cuore di tutti noi termolesi, perché il dialetto è la lingua che ha parlato Gesù nella sua Nazareth ed è la lingua della nostra madre, di nostra madre, per cui è la nostra lingua e i santi accolgono questa preghiera proprio perché nasce dal cuore. Permettetemi, ci potremmo fermare qui, lo so, forse è sovra più quello che sto per dire, però permettetemi di consegnare a tutti noi, alla nostra responsabilità, una riflessione alla fine di questi giorni di festa di San Basso. Più volte in questi due giorni ho avuto modo di sottolineare la durezza e la problematicità del tempo presente. Si è verificata come una convergenza di eventi e situazioni che ci hanno fatto piombare nel buio della incertezza e messo a nudo la precarietà dell'esistenza personale e dell'intera umanità. E nello stesso tempo la profonda interconnessione tra tutti e tutto, interdipendenza, quella che sperimentiamo, che però invece di sollevarci sembra tirarci giù verso un abisso. Non sappiamo, non possiamo rimanere intrappolati dalla paura che porta ad una ricerca spasmodica della sicurezza. Per rialzarci, dobbiamo convertirci a Dio, ritornare al centro del nostro cuore e imparare il buon uso dei suoi doni, primo fra tutti il creato. Occorre il coraggio della conversione che non è solo personale, ma deve necessariamente essere conversione comunitaria. Perché ciò accada, occorre ascoltare con il cuore libero le sofferenze dei poveri, degli ultimi, dei disperati, delle famiglie stanche di vivere in luoghi inquinati, sfruttati, bruciati, devastati dalla corruzione e dal degrado. Sì, abbiamo bisogno di speranza, fratelli e sorelle. E in questo senso Papa Francesco qualche tempo fa ci ha offerto tre cartelli, segnali stradali, per camminare sulla strada della speranza. Il primo è l'attenzione agli attraversamenti. Troppe persone incrociano le nostre esistenze mentre si trovano nella disperazione. Sono volti e storie che ci interpellano. Non possiamo rimanere nell'indifferenza. Questi nostri fratelli e sorelle sono crocifissi che attendono la risurrezione. Nessuno ci passi accanto invano. Un secondo segnale, cartello, segnala il divieto di sosta. Spesso rischiamo di rimanere affossati nelle nostre povere sicurezze, impauriti nel tentare strade nuove. La nostra vita, secondo il Vangelo, è come in stand-by. Al contrario, l'amore di Dio non è mai statico e rinunciatario. Tutto crede, tutto spera, ci sospinge e ci vieta di fermarci. Ci mette in moto come credenti e discepoli di Gesù in cammino per le strade del mondo, sull'esempio di colui che è la vita, che è la via, e ha percorso le nostre strade. Come sarebbe bello se nel nostro territorio i cristiani, vorrei dire noi San Basso, non ci limitassimo a criticare e a mormorare, ma cominciassimo ad assumerci la responsabilità di creare reti che promuovano il bene comune e i beni comuni, con audacia e nella logica dell'incontro e del dialogo a 360 gradi. Un terzo cartello stradale è l'obbligo di svolta.
lo invocano il grido dei poveri e quello della terra. La speranza ci invita a riconoscere che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. Don Donnino Bello amava ripetere: non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza. Ci attende una profonda conversione che tocchi prima ancora dell'ecologia ambientale quella umana, l'ecologia del nostro cuore e dei nostri cuori. Il cambiamento d'epoca che stiamo attraversando esige un obbligo di svolta. Guardiamo in questo senso a tanti segni di speranza, a molte persone che spesso nel nascondimento operoso si stanno impegnando a promuovere un modello economico diverso, più equo e attento alle persone. Con questa segnaletica di riferimento voglio proporre alla vostra attenzione 7 punti su cui focalizzare mente, cuore e mani per attivare processi di crescita nella realtà concreta del nostro territorio. Primo, occorre far fiorire l'ambiente nel nostro territorio. Stringiamo alleanza tra associazioni, amministrazioni, diocesi, aziende, centri di formazione e comunità parrocchiali. Facciamo squadra con obiettivi concreti a sostegno di una conversione ecologica integrale per illuminare il futuro. Scopriamo la sostenibilità come nuovo orizzonte della fraternità. Secondo, insieme, per educare bambini e bambine, ragazze e ragazzi, giovani e adolescenti, tutti siamo cittadini e cittadini attivi, impegnati in prima persona nella costruzione del bene comune. Creiamo insieme comunità educanti, capaci di attivare alleanze con il mondo della scuola e la società civile. I giovani siano protagonisti di processi rigenerativi immaginati da loro e con loro. Costruiamo insieme un vero sistema educante. Terzo, proviamo e favoriamo la proliferazione di iniziative imprenditoriali. Creiamo alleanze tra imprenditori e imprenditrici, riscoprendoci fratelli e sorelle tramite la condivisione di esperienze e desideri. Il sistema imprenditoriale crei una forte sostenibilità economica, sociale e ambientale con i territori, il territorio e la pubblica amministrazione. Sì, speriamo di poter creare e assistere alla creazione di un modo nuovo di fare impresa. Quarto, incrementiamo la partecipazione ai processi di valorizzazione delle comunità locali per il bene comune. Riscopriamo la diversità come profonda ricchezza da custodire. Tutti noi, come cittadini, siamo i primi alleati della pubblica amministrazione per rigenerare spazi verdi e donare nuova vita agli immobili in disuso. Puntiamo ad essere comunitas. Torniamo ad essere dono, attiviamo la gratuità come scelta di vita, è l'unico modo per vivere. 5. Rendiamo protagonisti giovani, trasformiamo il nostro stile di vita in testimonianza concreta. Ultimo, fratelli e sorelle, dobbiamo essere generativi e questo può accadere solo se usciamo dall'autoreferenzialità, anche di gruppo, di appartenenza. Questa autoreferenzialità genera sempre nuovi soggetti, c'è un proliferare di associazioni di volontariato impressionante, intanto diminuisce nella nostra società la solidarietà. Che significa? Ecco la generatività. Ma impoverisce, dicevo, invece ognuno è e vive se vive per l'altro, con l'altro e attraverso l'altro. Questo e solo questo genera vita e fa vivere.
carissimi, in questo modo renderemo vera quella scritta che ha campeggiato in questi giorni di festa, noi San Basso. Allora sì che potremo gridare, non solo con la voce, ma con il nostro essere termolesi e chiese di Termoli Larino, viva San Basso! Senti le nostre suppliche, o amato protettore, le anime a te ricorrono, soccorri a tutte l'ore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica, vi custodisca nel suo amore, faccia risplendere su di voi il suo volto e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E grazie a tutti, a ciascuno e a tutti. Non facciamo l'elenco perché ecco. Viva San Basso! Viva San Basso! Sto registrando, dall'altro lato adesso.